Ciao, ciao a tutti. Allora, siamo arrivati all'ultimo video che insomma vi registro sul flauto e vorrei affrontare le ultime questioni tecnico-musicali e poi parlarvi un po' di storia del flauto, di storia del repertorio, organologia. Però prima di questo vorrei concludere qualche cosina sulla parte appunto tecnico-musicale. Allora, fraseggio e fiati. Fraseggio e fiati. Dunque, abbiamo già parlato abbondantemente dell'articolazione. Non abbiamo ancora parlato dei fiati. Strumento fiato, abbiamo bisogno di prendere fiato. Per la verità esiste una tecnica che si chiama respirazione circolare che in certe condizioni potrebbe consentire di non prendere fiato, ma insomma a noi non interessa questa cosa qua. A noi interessa prendere dei buoni fiati. Come detto nel primo video, il fiato deve essere veloce nell'aria che entra e lento. Lento quello che serve, appropriatamente lento, nell'aria che esce e che quindi poi emette un suono. Però è importante anche la scelta del dove prendere fiato, perché la scelta del dove prendere fiato dà un senso, ricordate, significato, significante, dà un senso alla frase musicale e quindi dà un senso al fraseggio. Devo così insomma aprire una piccola polemica con qualche collega che insegna solfeggio o TAC, che dir si voglia. Perché secondo me quando si insegna solfeggio bisognerebbe uno insegnare a solfeggiare al tempo che è richiesto. Invece di solito si fa sempre tutto lento. Invece una allegra deve solfeggiare veloce. Due, bisognerebbe insegnare a prendere fiato anche solfeggiando nel punto in cui la musica lo permette, lo richiede, nel punto più giusto, peraltro. Questo non sempre avviene, anzi, normalmente cosa avviene? Avviene che si prende fiato quando si solfeggia in corrispondenza della stanchezza di battuta. Finisce una battuta, quello è il posto buono di prendere fiato. Ecco. Questo è un gravissimo, gravissimo, gravissimo errore, perché nella musica quasi mai il punto tra una battuta e l'altra sulla stanghetta è il punto migliore per prendere il fiato. Quasi mai, perché quasi sempre le frasi musicali finiscano in battere. E sono strutturate le loro 4 battute, 8 battute, 16 battute in modo da finire in battere. Quindi quando noi prendiamo fiato, normalmente separiamo la sensibile dalla tonica o il secondo grado dalla tonica. Spesso succede questo ed è antimusicale. Quindi per parlare di questo, vi vorrei prendere qualche esempio. E c'ho davanti a me qui sul leggio Gariboldi, 58 esercizi, un testo basilare, fondamentale, per me bellissimo, che si fa ai primi anni di studio. Si fa ai primi anni di studio perché, diciamo, potrebbe apparire semplice. In realtà per farlo bene non è per nulla facile. Ora, vi vorrei prendere, ad esempio, il numero 27, eh? Io lo suono con i fiati che sono scritti qua. I fiati stanno dopo il battere.
sono diversi di questi esempi qui, eh? Allora, per carità, in certi casi va bene anche prendere da una parte o dell'altra. Ad esempio, il 26, subito prima. Questo non rompe il fraseggio, dà una caduta. Un altro libro da fare bene per quanto riguarda il fraseggio è di Marcel Moïse, 24 piccoli studi melodici con variazione. E questi sono dei piccoli capolavori. Farli bene, con cura per il fraseggio, non è per niente semplice. Dove i fiati sono messi male, ce l'ho qua, è Hughes 40 esercizi, cioè opera 101. Nell'Hughes 40 esercizi, opera 101, i fiati sono tutti messi regolarmente in corrispondenza della stanchezza di battuta. Allora, vediamo se trovo un esempio calzante a quello che voglio dire io. Ad esempio, questo è il numero 10. Lo risuono qua. Do diesis come ultima nota della battuta precedente, fiato, re sulla battuta successiva, inascoltabile. Quando i miei allievi suonano questo Hughes qua, che ha questi fiati in tanti punti messi in questa maniera, e loro mi dicono: ma maestro, ma qui il fiato è scritto lì. E io mi lancio in un paragone un po' azzardato, gli dico: ma voi sapete cosa dicevano i nazisti quando, dopo la seconda guerra mondiale, furono processati a Norimberga? Dicevano che loro eseguivano ordini. E in base a quegli ordini hanno sterminato delle persone. E qui, fatte le dovute proporzioni, è un po' la stessa cosa. Voi eseguite un ordine che è scritto sulla carta, di prendere il fiato in quel punto lì, però state uccidendo la musica. Questo non si può sentire, questa cosa qua. Questo bisogna suonarlo. Il fiato va dopo il battere e la legatura si interrompe. E qui apre una questione importante tra rispetto del testo musicale e rispetto della musica in quanto tale. Ora, nel caso di Hugo, è imperdonabile perché questo suonava il flauto, quindi lo sapeva come funzionava la questione. Nel caso di altri compositori, la cosa è più spiegabile perché magari semplicemente
Non interessava il problema del fiato, il problema dell'esecutore si arrangi in qualche maniera. Penso che Bach, ad esempio, Johann Sebastian Bach, pensasse questo. Scritto delle frasi lunghissime dove per prendere fiato un problemone, penso non gli importasse nulla. Altri compositori, secondo me, hanno scritto magari pensando ad altri strumenti, tipo il violino, e non ha l'esigenza di prendere fiato, e quindi magari sono delle legature che su un violino funzionerebbero e su un flauto non funzionano. Ora, nel caso di Hugues, veramente no, no, perché Hugues era un flautista, comunque era uno che sul flauto lo suonava. Quindi quello che vi chiedo è di pensare esattamente a quello che succede come musica e mettere i fiati dove stanno meglio, anche se non se ne può fare a meno, modificando quello che è scritto nel testo. Ovviamente bisogna cercare di rispettare il testo musicale, però se non funziona, non funziona. In questo caso quindi Hugues non funziona. E qualcuno di voi potrebbe chiedermi, come mi chiedono i miei allievi, ma allora dov'è il punto buono per prendere un fiato? Ecco, questa è una bella domanda. Qual è il punto buono per prendere un fiato? Beh, certamente quando una frase termina e ne ricomincia un'altra. Quello è un punto buono per prendere fiato se c'è tempo. Dopo una nota lunga, se poi continua con note meno lunghe, diciamo, una nota di tre quarti e poi comincia di sedicesimi, lì è un punto buono per prendere fiato. Si accorcia un briciolino la nota più lunga e si prende fiato. In generale c'è una regola. Il posto buono per prendere fiato è dove c'è una discontinuità. Cosa si intende per discontinuità? Qualcosa che cambia. È tutto legato e improvvisamente diventa tutto staccato. Sono valori lunghi di due quarti e improvvisamente diventano ottavi. C'è una frase tutta in prima ottava e poi improvvisamente va in seconda ottava. C'è una frase tutta piano e poi improvvisamente diventa tutto forte. Cioè, tutti i punti dove c'è una discontinuità sono punti che vanno benissimo per prendere fiato. Bisogna contestualizzare, ovviamente, eh? Questa, diciamo, è l'indicazione di massima. Poi bisogna vedere nel concreto della partitura che abbiamo davanti, questa indicazione come si può realizzare. C'è anche, purtroppo, a volte, l'eventualità dove tutto questo non succede, cioè non abbiamo una discontinuità, abbiamo un fluire di quartine, ad esempio. E allora cosa si fa in questi casi? In questi casi, se siamo accompagnati ad esempio da un pianoforte, bisogna chiedere al pianista di aiutarci, di aspettarci un attimo. Se suoniamo da soli un pezzo per flauto solo, e mi viene in mente la partita in la minore di Bach, primo tempo a levanda. Dobbiamo prendere il tempo di respirare. Quindi dobbiamo preparare il fiato. Come si prepara il fiato? Il fiato si prepara sostanzialmente con un po' di rallentato. E senza accorciare l'ultima nota prima del fiato. Attenzione, non sono in contraddizione con quello che ho detto prima. Quando c'è una nota lunga, ne accorciamo un pezzetto e andiamo avanti a tempo. Ad esempio. L'allegro della sonata in Do maggiore di Johann Sebastian Bach, il flauto e basso continuo. C'è una nota lunga, ne accorciamo un pezzetto, prendiamo un fiato veloce e ricominciamo. Ma quando non è così, dobbiamo prepararlo. Quindi lo rallentiamo leggermente quello che c'è prima e
Non accorciamo l'ultima nota linea del fiato, perché sennò è come mettere un cartello qui, grande, luminoso, sto prendendo fiato, no? Chi ci ascolta deve pensare che questo fiato è un'esigenza musicale, non un'esigenza fisica o tecnica. Rallentiamo, lasciamo l'ultima nota un pochino leggermente più lunga, prendiamo il fiato che ci serve e ricominciamo. Però la regola generale, che vale nella stragrande maggioranza dei casi, è dove c'è una discontinuità. E nel rispetto del fraseggio, che è sempre prevalente rispetto al testo scritto. Perché è inutile che uno dici io sto rispettando quello che ha scritto, sì, però l'effetto è brutto, non serve a niente, non ci serve, non è quello che serve a chi ci ascolta. Noi dobbiamo rispettare quello che è scritto il più possibile, diciamo tendenzialmente al 100%, ma se non funziona, una legatura la possiamo rompere e prenderci un fiato. Ah, tutto questo ovviamente presuppone di sapere quali sono i punti di tensione e di caduta di un fraseggio. E questo richiede un po' di maturità musicale e di gusto musicale. La storia della musica fino a un bel po' in avanti funzionava così: quando la melodia va in su si fa un po' di crescendo, quando la melodia va in giù si fa un po' di diminuendo. Tutto Mozart è così. E se lo facciamo così non sbagliamo mai. Ovviamente ci sono le eccezioni, e ovviamente già dal Romanticismo e poi assolutamente nel Novecento questa regola qui non vale più, vale quello che è scritto, ma in questo caso lo scriveva. Nella musica del Settecento raramente troviamo scritte delle cose perché si dava per scontato all'epoca che alcune cose suonate in una certa, scritte in una certa maniera dovessero essere eseguite in un'altra maniera ben precisa, no? Cioè vi era in voga una cosa che si chiama prassi esecutiva barocca, che individuava in maniera molto chiara come suonare certe cose. Per cui talvolta il compositore nemmeno le scriveva. Quando le scriveva è perché voleva vincolare l'esecutore a quella modalità esecutiva. Ad esempio, quando nel barocco trovate punti sopra le note, che normalmente vogliono dire suona corto, nel barocco non vuol dire suona corto, vuol dire guarda, caro esecutore, questi li voglio staccati, non me li legare, non corti, staccati. Quando nel barocco trovi delle legature, vuol dire, caro esecutore, non mettere le legature che vuoi te, fammi queste per favore. Perché c'era una prassi esecutiva, cioè un'abitudine consolidata nel suonare alcune cose in una certa maniera. Ad esempio, i gradi congiunti normalmente venivano legati, i gradi disgiunti, specialmente se avevano funzione armonica, venivano eseguiti sciolti. Tutto ciò deve confluire in un'idea nostra di fraseggio. Nel barocco è semplice, basta leggere i trattati, quelli di Quantz per il flauto o quelli di Carl Philipp Emanuel Bach per gli strumenti a tastiera, e lì c'è scritto tutto. È semplice, cioè è semplice, non è semplice, ma insomma diciamo che alla fine abbiamo qualche riscontro oggettivo in questi trattati, anche se non abbiamo registrazione ovviamente. Non sappiamo in realtà come venivano suonati, ma sappiamo da queste fonti con qual era l'indicazione. La musica del periodo classico, quindi pensavo Mozart, Haydn, quell'epoca lì, come ho detto prima, quando si va in su si cresce, quando si va in giù si cala. Tica 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 tica
una linea melodica. Sempre. Sempre.
Arriviamo lì e siamo in crescendo. E ci sono dei punti di caduta, dei punti dove la tensione cede, normalmente stanno sui batteri. Ok, allora questa cosa qui delle legature, dei fiati, del fraseggio penso che sia abbastanza chiara. Purtroppo è una cosa che così con un video si spiega male perché è una cosa che richiede di essere sperimentata sul campo e richiede specialmente che venga acquisita una certa maturità musicale, maturità esecutiva, che è difficile anche a livello di corsi accademici di conservatorio, quindi a maggior ragione è difficile per chi si trova al liceo. Però è quello che fa la differenza tra un'esecuzione buona e un'esecuzione meno buona. Dunque, ho una scaletta. Ah, ecco. Vi volevo parlare un attimo dell'importanza della prima vista e della memoria. Prima vista. Allora, una volta c'erano degli esami, dei programmi di esame in conservatorio che prevedevano la prova di lettura a prima vista di un brano di media difficoltà, la prova di lettura a prima vista con trasporto entro un tono sopra e sotto di un brano facile e la prova in 3 ore, dove se te avevi un brano nuovo mai visto, e per 3 ore te lo dovevi studiare e poi dovevi suonarlo. Queste prove qui ora un po' non esistono più perché queste sono cose del vecchio ordinamento, però avevano un senso ed hanno un senso. Io vi consiglio di esercitare la lettura a prima vista, perché la lettura a prima vista, se corretta, vi consente di velocizzare le fasi dello studio. C'è un famoso pianista, ormai ottuagenario, ma ancora in attività, un grande vecchio della musica italiana, che è Bruno Canino, che è famoso per la sua prodigiosa lettura a prima vista. Ormai non ne ha più bisogno perché ha suonato tutto quello che è stato scritto in pratica. Però lui ha questa lettura. Lui praticamente in un'intervista dice: mentre io sto suonando il primo rigo di una partitura, mi sto già guardando l'ultimo rigo della pagina. Quindi così ti dice il segreto. Qual è il segreto? Il segreto è andare avanti con gli occhi, sfruttare quando c'è una nota lunga, sfruttare qualsiasi possibilità per capire quello che succede dopo. E capire quello che succede dopo non soltanto come ritmo e come note, che è il minimo, 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 minimo che si può richiedere, ma anche come espressività, come dinamica, come legature e articolazione. Se noi esercitiamo la prima vista leggendo un sacco di cose nuove, da questo punto di vista l'esperienza bandistica è una buona cosa. Abbiamo un grande vantaggio. Il primo vantaggio è che riusciamo a mettere in piedi dei pezzi più velocemente. Pezzi nuovi li leggiamo a prima vista sapendo in maniera corretta. E si fa prima a metterli in piedi. Secondo vantaggio, quando siete dei professionisti, come a volte succede, ti chiamano: manca, si è ammalato il primo flauto, vieni a sostituirlo. E te devi andare là, magari una partitura che conosci poco o niente, la devi leggere a prima vista, e devi andare insieme al direttore, a tutti quegli altri, devi essere intonato, e se non c'è la prima vista buona, poi non ti richiamano più. E quindi questa cosa qui è importante. Un'altra cosa importante è la memoria. Noi non siamo abituati, noi flautisti, tanto ancora a suonare a memoria, ma le cose stanno cambiando. Io purtroppo sono della generazione che suonava un po' a memoria, insomma, a me non me l'ha insegnato nessuno a suonare a memoria, un po' me ne cruccio, però ho studiato come fare a studiare a memoria.
dobbiamo dire che non siamo tanto avvantaggiati. Perché? Perché la memoria cosiddetta, in realtà si compone di tante memorie diverse. Allora, una memoria fondamentale è quella dell'orecchio. Quindi noi ci ricordiamo una melodia che fa in una certa maniera e per cui magari anche se non ci ricordiamo esattamente le note, però ci ricordiamo che fa in quella maniera e a orecchio la riproduciamo. Prima memoria, la memoria dell'orecchio. La memoria delle dita. Quando studiamo tanto un pezzo, bene, poi non perdiamo memoria nel senso che le nostre dita sanno già quello che devono fare, cioè vanno automaticamente in certe posizioni, in certi tasti a fare certe sequenze. Tanto è vero che a volte ci troviamo di fronte a pezzi, magari non originali per flauto, trascritti, che hanno sequenze di note un po' più strane, e ci troviamo in difficoltà perché siamo abituati a riprodurre sempre le cose più flautistiche. Però, ecco, anche questo è molto importante. Studiare tanto un brano e avere le dita che automaticamente fanno quello che c'è scritto, senza bisogno di starci a pensare. Io questa cosa qui, in particolare della memoria delle dita, ve la consiglio. Ogni qualvolta, in uno studio, in un pezzo di repertorio, trovate un brano, una parte, trovate qualche battuta particolarmente difficile dal punto di vista proprio delle dita. Studiatela tanto e imparatela a memoria, perché quando arriverete lì e poi dovrete inserire quelle due battute difficilissime all'interno di un contesto, se le avrete imparate a memoria, se le vostre dita sapranno esattamente quello che dovranno fare, senza che voi ci pensiate, è come mettere il pilota automatico. Uno arriva lì e suona quello che c'è da suonare. Va oltre, l'ha superato, dici come mai? Beh, non lo so come mai, andato oltre. È come quando, a volte faccio questo esempio io, quando voi scendete le scale, no? Voi quando scendete le scale non è che pensate, ora alzo la gamba destra, fletto il ginocchio sinistro, appoggio il piede destro sul gradino più basso e poi ripeto l'operazione, no. Voi scendete le scale senza pensarci. Anzi, quando ci pensate è il momento in cui sbagliate. E magari cascate e vi fate il male. E la stessa cosa è la memoria delle dita. Deve essere una memoria incosciente, non cosciente, qualcosa che fluisce senza un vostro intervento razionale e che vi fa superare le difficoltà di slancio. Un'altra memoria importante è la memoria visiva, cioè io mi raffiguro la parte che devo suonare, così com'è, chiudo gli occhi e quella parte mi appare. E mi appare addirittura con i segni, con l'apis che ci ho fatto, con le evidenziazioni, con il piano che ci ho fatto, il circoletto per ricordarmi che devo suonare piano, eccetera, eccetera. Quindi chiudo gli occhi e è come se leggessi la parte. Molto importante anche questa. Un'altra memoria è quella che chiamerei letterale, vale a dire ricordarsi esattamente che note sono, con che ritmo sono, come se uno facesse un solfeggio parlato. No? Do, sol, la, si, do, si, do, re, mi, re, do, mi, re, do, si, la, sol, la, si, do, re, mi, fa, re, mi, sol, la, si, do, si, do, re, mi, re, do, mi, re, do, si, la, sol. Sempre l'allegro della sonata in do maggiore di Bach. Io in questo caso non l'ho intonata. L'ho semplicemente letta, perché l'ho imparata a memoria. È quello che consente, magari nel momento in cui fai un concerto per flauto e orchestra con un direttore, quello ti dice, rifacciamo da battuta 31. Ti dice 31. Ah, è quella. E te la ricordi, anche se stai suonando quel concerto a memoria, sei in grado di scusate, di riprendere da battuta 31. Allora, tutte queste memorie sono molto importanti, sono molto importanti e è molto importante metterle insieme perché ci consentono di dedicarci alla musica, perché paradossalmente, io non lo so come mai, però l'ho verificato, quando uno suona a memoria suona meglio.
Quando uno suona a memoria con gli occhi chiusi suona ancora meglio. È come lasciarsi trasportare dalla musica e non essere vincolati, ancorati a una parte scritta come una zavorra. E quindi, specialmente, insomma, io ve lo consiglio di sperimentarvi, tanto non rischiate niente, no? Magari la parte la tenete sul leggio e se vi perdete gli buttate un occhio e cercate di recuperare. Io vi però vi consiglio di provare a farlo questa cosa e vi consiglio caldamente di studiare a memoria i passi più difficili. Va bene, io credo che diciamo, la parte più tecnica l'abbiamo praticamente esaurita. Vorrei ora utilizzare il tempo che rimane per parlarvi un po' della storia dello strumento e del repertorio dello strumento. Anzi, cominciamo dal repertorio. Dunque, il repertorio del flauto. Il repertorio del flauto ha avuto alti e bassi, questo è indubitabile. Non è come altri strumenti tipo appunto il violino che non ha bassi. Il violino è sempre in auge, il pianoforte è sempre in auge. No, il flauto ha avuto dei momenti critici. Ha avuto nel barocco una grandissima, grandissima affermazione con tantissimi compositori che hanno suonato per flauto o hanno suonato anche per flauto. Cosa intendo? Intendo che a volte le partiture barocche non erano esplicitamente per flauto, a volte era flauto o oboe, violino o flauto, perché dipendeva dall'organico che era a disposizione in quel momento lì, per cui non si andava troppo per sottile. Però abbiamo tantissime composizioni nel periodo barocco. Vorrei ricordare Vivaldi. Voi molti state studiando il Pastor Fido di Chédéville, ecco, qualche anno fa, fino a qualche anno fa, quelle sonate, quelle sei sonate in realtà erano attribuite a Antonio Vivaldi, poi si scoprì che non erano sue. Però Vivaldi ha scritto dei concerti per flauto e orchestra d'archi e cembalo e continuo, che sono bellissimi. La notte, il cardellino, insomma, la tempesta di mare, ve li ricorderete. Ha scritto anche concerti per ottavino e orchestra, veramente noi li suoniamo con l'ottavino, sull'ottavino sarebbe flauto piccolo, flautino, scusate, sarebbe flautino, cioè un flauto a becco estremamente acuto. Noi suoniamo con l'ottavino, però insomma, Vivaldi è un autore che ha scritto per flauto. Telemann ha scritto tantissimo per flauto, 12 fantasie per flauto solo, sonate, le sonate canoniche. Handel ha scritto le sonate. Per rimanere in ambito tedesco, come non ricordare Bach? Bach è un caposaldo, ha scritto forse i maggiori capolavori per flauto di tutto il repertorio nostro. Ha scritto le sonate, quelle per flauto e basso continuo, quelle per flauto e cembalo obbligato. Ha scritto la partita in La minore, ha scritto la suite in Si minore per flauto e orchestra d'archi. Per quanto riguarda le sonate di Johann Sebastian Bach, c'è da dire che alcune di queste sembra che non siano tutte di Johann Sebastian Bach. Mi riferisco alla sonata in Do maggiore per flauto e basso continuo, la sonata in Mi bemolle per flauto e cembalo obbligato, la sonata in Sol minore per flauto e cembalo obbligato. Queste qui sembra, però non ci sono informazioni certe, che siano probabilmente scritte da Carl Philipp Emanuel o esercizi di composizione che Johann Sebastian ha dato a Carl Philipp Emanuel. Sono tutte dei capolavori. Poi abbiamo anche una sonata per due flauti e basso continuo, meravigliosa, sempre di Johann Sebastian Bach. E poi abbiamo Wilhelm Friedemann. Wilhelm Friedemann ha scritto delle sonate per flauto e basso continuo
ma più che altro ha scritto una cosa miracolosa, che sono i duetti. C'è un libro di sei duetti per due flauti che sono prodigiosi, di Wilhelm Friedemann. Carl Philipp Emanuel ha scritto una serie di concerti, oltre a sonate e oltre alla sonata in la minore per flauto solo. Quindi, soltanto da questo punto di vista abbiamo tantissimo repertorio di grandissimo livello. Probabilmente gli apici del nostro repertorio è lì. Scendendo giù in epoca classica abbiamo Mozart ha scritto dei quartetti, senza molta convinzione, devo dire la verità. Quello più completo, più fruibile è quello di Re maggiore. Anche gli altri sono belli, ma non sono dei capolavori. Ha scritto due concerti per flauto orchestra, Sol maggiore e Re maggiore. Dove però il Re maggiore ha semplicemente trascritto per flauto un precedente concerto per oboe, ha scritto concerto per flauto e arpa, e quindi c'è un certo repertorio importante di Mozart, però anche in questo caso probabilmente non sono le opere più ispirate di Mozart. Sono opere importanti, per noi molto importanti. Se pensiamo che Mozart ha scritto quattro concerti per corno, purtroppo siamo in difficoltà. Se pensiamo al concerto per clarinetto di Mozart, siamo in difficoltà, perché da solo il concerto per clarinetto è tanto più significativo di tutto quanto il resto che ha scritto per flauto. E infatti c'è un epistolario dove si legge, insomma, che Mozart sembra non amasse particolarmente il nostro strumento. Beethoven invece è un po' diverso. Beethoven lo amava, lo sapeva anche un po' sonnecchiare, sembra. La cosa più importante che ha scritto è la serenata. Serenata Re maggiore, ne esistono due versioni, una per flauto e pianoforte, una per flauto e archi. Poi esistono anche cose minori, tra cui un duetto per due flauti, che vi consiglio di sperimentare perché è carino, anche se, come tutto il Beethoven, ha delle insidie ritmiche. Però, insomma, Beethoven ha scritto per flauto, secondo me, in maniera quasi più significativa che Mozart. In epoca romantica, purtroppo, non abbiamo tanto. Abbiamo, ma non abbiamo tanto. Ovviamente, vi ricordo, introduzione a tema variazioni di Schubert. Molto importante, molto difficile, anzi difficilissimo. Vi ricordo la produzione di Karl Reinick, che però è un autore minore, tardo, romantico, molto tardo, un epigono pranziano. Ha scritto una ballata, ha scritto un concerto per flauto orchestra, ha scritto una sonata, Undine. Sempre sui tardo romantici, beh, Charles Spidor, ad esempio, ha scritto una suite. Però, insomma, non abbiamo tante cose, tant'è vero che esistono trascrizioni storiche da altri strumenti. Esiste una trascrizione storica di arpeggioni di Schubert, che viene eseguita col flauto, non è per flauto, è per arpeggione, uno strumento d'arco scomparso, insomma, imparentato con la viola più o meno. Esiste una trascrizione ormai storica dei romanzi di Schumann, che sono originali per oboe. Esiste una trascrizione ormai storica della sonata di César Franck, originale per violino. Perché, insomma, effettivamente a noi il repertorio romantico ci difetta un pochino, questo bisogna dirlo. Non era considerato il flauto, la sonorità del flauto non era considerata una sonorità adeguata per rappresentare l'estetica romantica. E questo si è riflettuto anche nei soli orchestrali, non abbiamo granché. Brahms ha scritto un paio di soli, nella Sinfonia numero 1, nella Sinfonia numero 4, ci sono altre cose, ma insomma non abbiamo grandissime cose. Ad esempio in Bach avevamo delle cose meravigliose, anche come parti orchestrali.
scendendo giù più vicini a noi, arriviamo al Novecento. Il Novecento finalmente arriva Debussy. Finalmente Debussy riabilita il nostro strumento come uno di quelli importanti per un certo tipo di suono, per una certa tipo di sensazione che si vuole dare. Abbiamo il preludio della Prelude d'Enfant, dove il flauto è proprio il principe del pezzo, tant'è vero che esistono trascrizioni per flauto e pianoforte di tutto il preludio della Prelude d'Enfant. Abbiamo Bilitis, dove i flauti, perché sono due, hanno una posizione dominante. Abbiamo Syrinx, che è un pezzo fondamentale, era una musica di scena che veniva suonata dietro le quinte, è il pezzo della svolta insieme al preludio del Prelude d'Enfant, cioè è il pezzo che fa girare fa girare il corso del nostro repertorio. Riapre a possibilità nuove che non erano più state esplorate. E da lì tutto il Novecento ci ha visti protagonisti con tantissimi pezzi, tantissimi brani scritti per il nostro strumento. Questo anche grazie a flautisti che questi pezzi li richiedevano, li sollecitavano. E a questo proposito non posso non ricordare Severino Gazzelloni, che da questo punto di vista ha dato un contributo eccezionale al repertorio del flauto. Ci sono decine e decine di pezzi scritti per lui. Qualcuno è caduto nell'oblio, nel dimenticatoio, ma tanti altri vengono comunemente eseguiti. La famosa sequenza di Luciano Berio è stata scritta per Severino Gazzelloni. Quindi, per quanto riguarda il repertorio, quindi abbiamo periodo d'oro 700, periodo buono classicismo, periodo un po', diciamo, triste, povero romanticismo, periodo di nuovo buono, impressionismo, espressionismo, novecento, fino ai giorni d'oggi, dove, vabbè, non abbiamo problemi. Ecco, tanto è vero che addirittura si sviluppa un repertorio amplissimo, si sta sviluppando un repertorio ampio anche per Ottavino, anche qui grazie a ottavinisti specializzati nello strumento Ottavino che hanno richiesto a compositori di scrivere pezzi per Ottavino. Pezzi del Novecento importanti, allora, ho parlato di Silenx, potrei ricordare Density 21,5. Potrei ricordare tutti i pezzi di concorso del Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi. Allora, il Conservatorio di Parigi aveva, diciamo, dagli ultimi dell'Ottocento, primi del Novecento, ha cominciato tutti gli anni a commissionare al compositore dei pezzi di concorso, che poi venivano eseguiti dagli allievi di flauto per vedere chi era il più bravo di quell'anno lì. E tantissimo repertorio per flauto viene fuori da lì, dalla Fantasia di Fauré al Cantabile presto tedesco, alla Sonatina di Dutilleux, a Chant des Linots di Jolivet, a Siciliana e Burlesca di Casella, veramente una quantità incredibile di pezzi fondamentali per il nostro strumento sono nati dai pezzi di concorso del Conservatorio Superiore Nazionale di Parigi. Venendo più vicini a noi, vabbè, la sequenza di Berio, questo non c'è dubbio, e nella seconda metà del Novecento, insomma anche anni 80, ci sono dei compositori molto interessanti, hanno scritto cose molto, molto carine, molto simpatiche. Penso a Bolling, che ha scritto e suonato insieme a Rampal delle composizioni a mezza strada col jazz. Un jazz scritto non improvvisato che fa storgere il naso ai puristi del jazz, ma insomma questo è. Però
Penso a Feld, penso a Lieberman. Lieberman ha scritto tantissimo per Galway, ha scritto un concerto per ottavino, un concerto per flauto, una sonata per flauto, pezzi per flauto solo, tutti belli, ma veramente belli. Ancora più recentemente, Katrin Hoover, che è morta credo 2 o 3 anni fa, ha scritto un sacco di roba per flauto, Mike Mower, ancora vivente. Insomma, abbiamo tantissimo, tantissimo repertorio del Novecento in cui poterci sbizzarrire, abbiamo tantissimo repertorio barocco in cui poterci sbizzarrire un po' meno perché le regole sono un pochino più ferree, e abbiamo un po' meno repertorio dell'Ottocento e intanto è vero che ci aiutiamo con le trascrizioni. Se volete approfondire sulla questione del repertorio, io vi consiglio un testo che purtroppo non mi risulta essere più in vendita, ma lo trovate nelle biblioteche, chi ce l'ha. Lineamenti di storia e letteratura flautistica di Giuseppe Fagnocchi. È un testo che ha qualche anno, una ventina d'anni, però è un testo importante. Lì sul repertorio c'è quasi tutto. Parlando di testi, vi faccio vedere questo qua, che forse qualcuno di voi ha. Gianni Lazzari, Flauto Traverso, edizioni EDT. Lo trovate anche su Amazon, questo è sempre in vendita perché è stato ristampato più di una volta, un grande successo. Un libro fatto benissimo, bello corposo, come vedete. Ma qui c'è sostanzialmente tutto quello che è importante sapere, sia dal punto di vista della storia, della tecnica, dell'acustica, dello strumento e anche del repertorio. È una cosa importante perché dovete sapere che fino a qualche anno fa testi in italiano completi non ce n'era. Io, a suo tempo, ho studiato su testi in inglese. E quando è uscito questo Lazzari ha veramente colmato una lacuna. Quindi questo qui costa una trentina d'euro. Io vi consiglio caldamente di comprarlo e di leggerlo, perché se uno ha un minimo di idea di rapportarsi al flauto in modo serio, questo libro qui lo deve avere, lo deve leggere. Flauto Traverso di Gianni Lazzari, edizioni EDT. Lo trovate anche online, si trova dappertutto. Ultimo capitolo di questa cavalcata di questi video. Organologia, che cos'è l'organologia? È la disciplina che studia l'evoluzione degli strumenti dal punto di vista proprio di come sono fatti gli strumenti. Voi il flauto lo vedete prevalentemente di metallo, fatto così, no? Ce l'avete ben presente un flauto. Ma questo flauto qua è il risultato di un percorso di 300 anni. Se prendete dei testi, vi potranno cominciare a parlare degli uomini delle caverne che soffiavano nelle ossa, eccetera. A me quella parte lì non mi interessa. A me mi interessa partire grosso modo dal Rinascimento. Rinascimento, flauti rinascimentali, cilindrici, non particolarmente intonati, con non tante possibilità, ebbero un'evoluzione nel flauto traversiere barocco. Qual è il traversiere barocco? Traversiere barocco è un flauto con cameratura cilindrica rovesciata, vale a dire. Scusate, conica rovesciata, vale a dire più stretto in fondo al piede e più largo in cima, fatto normalmente in tre pezzi, come il nostro, tutti i buchi più una chiave, quella del Mi bemolle, che a un certo punto fu addirittura sdoppiata, c'erano due chiavi, Re diesis o Mi bemolle. Voi direte, ma è la stessa cosa? Sì, nel temperamento equabile è la stessa cosa, però
In realtà non è la stessa cosa, perché il re diesis è un briciolino più alto di intonazione del mi bemolle. Sarebbe così, nell'intonazione naturale. E i nostri antenati, che l'orecchio ce l'avevano, che gli funzionava bene, avevano anche messo la doppia chiave. E poi buchi, eh? Buchi, senza chiavi. Una chiave, mignolo destro. Ce l'ho qui un esemplare, ve lo faccio vedere. Questa è una riproduzione, non è un flauto ovviamente dell'epoca, e la verità non è nemmeno di legno, questo qui è di resina. Buchi molto distanti, le dita stanno molto più larghe sul flauto nostro. Quando è tutto chiuso fa un re, tiriamo su, re, mi, fa diesis, sol, la, si. Do, re. Quindi non è tagliato in do, è tagliato in re. E non è cromatico, ma è diatonico, vale a dire fa una scala di re maggiore. Ok, quindi con la posizione che noi sul nostro flauto moderno facciamo il fa naturale, qui viene fuori un fa diesis. Per fare il fa naturale dobbiamo mettere giù anche questo. Molto poco intonato. E suono flebile, e quindi con le posizioni a forchetta, che sono le posizioni delle note fuori scala. Quello che non stava nella scala di re maggiore, tipo un si bemolle, veniva fatto con posizioni di ripiego. Sentite com'è diversa la qualità? Si bemolle, com'è più debole, più offuscato. Questa caratteristica del flauto traversiere, eccolo qui, foro molto piccolo, foro di imboccatura piccolo, molta facilità di emissione, perché il foro più piccolo più è facile suonare, specialmente anche in prima ottava. Qui non ci sono problemi di staccato in prima ottava. Molto facile, sul nostro molto più difficile. Quindi aveva delle note spente. Quando si andava con i bemolli era un dramma. Questa cosa qui qualcuno la giudicava un bene, qualcuno la giudicava un male. Chi la giudicava un bene? Chi pensava che ogni tonalità avesse un suo colore specifico, una sua caratteristica, per cui alcune tonalità con bemolli erano particolarmente cupe ed era giusto fosse così, altre con i diesis particolarmente luminose ed era giusto così. Chi la giudicava un male? La giudicava un male chi pensava che fosse un obiettivo da raggiungere quello dell'omogeneità del suono, cioè avere un suono che parte dal fondo e va fino in cima ed è il più possibile omogeneo. Questo non è per niente omogeneo. E allora cosa fecero piano piano nel tempo? Cominciarono a mettere delle chiavi in più, così, diciamo, non dico a casaccio, ma insomma in maniera empirica. Esempio, la chiave del fa naturale. Invece di usare la posizione a forchetta per il fa naturale, c'era una chiave per fare il fa naturale con un buco aggiuntivo chiuso dalla chiave. E quindi praticamente quando avevi un brano lento, col fa naturale usavi la chiave perché ti dava un suono più pieno, non a, o con si bemolle, ma un suono più pieno, più tondo. Non era il risultato di una posizione a forchetta, ma il risultato di un buco fatto apposta per suonare quella nota. E con questo giochino qui, piano piano, cominciarono a mettere chiavi su chiavi, e mettiamo quella del Fa, e mettiamo quella del Si bemolle, e mettiamo quella della bemolle, e via via. E alla fine si ebbe un flauto piano di chiavi, ma piano di chiavi, diciamo, aggiunte via via per sopperire ora quel problema, ora quell'altro problema. Era privo di una visione organica, il flauto
Successivo a questo, Flauf, cosiddetto sistema tradizionale, in Italia si chiamava sistema Ziegler, Ziegler era solo un costruttore però. Finché non arrivò un signore, Theobald Behm. Theobald Behm nell'Ottocento, a metà Ottocento più o meno, fece due tipi di flauti diversi. Il primo è un flauto già molto simile al nostro attuale, con le chiavi ad anello, quindi invece dei piattelli degli anelli, ma gli anelli ti consentivano di chiudere più facilmente fuori. E più che altro ti consentivano di chiudere fori lontani perché c'erano sistemi di rinvio come sul nostro flauto, no? Te pigi la, con l'indice destro pigi e fai il la diesis chiudendo una chiave che sta lontana. Questa cosa qui l'ha inventata Behm. E il presupposto su cui è partito Behm, che era un musicista, un flautista, ma anche un orefice metallurgo, era quello di averci una scala cromatica, non più una scala diatonica. Quindi, quando te apri i buchi, ottieni una scala cromatica. E capite anche da soli che mentre una scala diatonica è fatta di 7 note, e una scala cromatica è fatta di 12. Ma le nostre dita non sono 12. Anzi, il destro, pollice destro non lo usiamo neanche, sono 11. Sono 9 per fare 12 suoni. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di chiavi che ci consentano con un solo dito di chiuderne più di uno di buchi. E questo sistema di chiavi fu rivoluzionario. Successivamente, una quindicina d'anni dopo circa, meno di 15 anni dopo, Behm fece anche tutto uno studio sul posizionamento dei fori e sulla grandezza dei fori. Cioè, invece di fare i fori a orecchio, qui se lo faccio qui più o meno funziona, no, no? Lui fece dei calcoli e fece una scala cromatica sufficientemente intonata applicandoci il sistema di chiavi che aveva già elaborato. E quel flauto lì sostanzialmente è il nostro flauto. L'unica cosa senz'altro diversa dal nostro flauto cos'è? Sono due cose che sono diverse dal nostro flauto. Una è la chiave del Si bemolle, questa qui dietro, che fu inserita da Giulio Bricciardi, quello degli studi del vecchio quintanno. Giulio Bricciardi mise questa chiave qui. E un'altra cosa è la chiave del Sol diesis, perché Behm in effetti aveva l'idea che partendo dal basso e salendo, una volta che io alzavo un dito, avrei dovuto emettere un suono superiore. E aprendo una chiave. E qui invece è un po' al contrario, no? In realtà io prima faccio il sol e poi apro il sol diesis. Cioè, il sol diesis è invertito sostanzialmente. Nella testa di Behm io non dovevo aprirla ma chiuderla quella chiave lì. Comunque, diciamo che a noi questo ci interessa poco, quello che ci interessa è che questo flauto qui è diretto discendente di quello di Behm. Ci interessa anche il fatto che lui cominciò a farlo di metallo. Ve l'ho detto, orefice metallurgo. Il farlo di metallo più facilmente consentiva di fare dei fori larghi. E attraverso anche l'esperienza di altri costruttori e flautisti, lui si era accorto, di ambito inglese in particolare, lui si era accorto che più i fori sono larghi, più il suono è forte. Se voi, non so, avete mai provato a vedere un flauto senza i tasti, e non ce la fate a chiudere i buchi, sono troppo larghi per il polpastrello di una persona. C'è bisogno dei tasti per chiuderlo, delle chiavi d'anello inizialmente. Sul legno questo è molto più complicato perché il legno si spacca. Ora riescono a fare i flauti di legno e in alcuni paesi della Germania, dell'Olanda si suona quasi soltanto flauto di legno, per la verità. Però i tempi sono cambiati.
All'epoca i floti di legno si spaccavano facilmente, come anche gli altri strumenti di legno. Però avevano i fori più piccoli, i clarinetti, organi, i fori più piccoli, non hanno i fori grossi come quelli del flauto. Quindi Theobald Mem ha praticamente fatto questo sistema ingegnosissimo, geniale, che ce lo portiamo fino ad oggi. È stato migliorato nel frattempo? Sì, è stato migliorato. Ci sono stati dei costruttori che l'hanno portato alla sua consacrazione, alla sua perfezione, diciamo. Penso a Louis Lotte, francese dei primi del Novecento, costruttore francese, faceva dei flauti bellissimi che sono ancora suonabili con qualche aggiustamento, sono ancora suonabili. In epoca più recente, negli anni 70 del Novecento, Albert Cooper in particolare, ripensò e ricalcolò tutta la foratura. Per cui i flauti che suoniamo adesso noi sono nipoti di quello di Böhm, ma con qualche, in effetti, diversità. È interessante sapere che quando Böhm introdusse questo flauto con questo nuovo sistema, il mondo dei flautisti si divise in maniera aspissima tra coloro che lo accolsero come una cosa meravigliosa e coloro che lo osteggiarono. Quelli che lo osteggiavano per due motivi. Il primo motivo è che dicevano che questo suono così potente, così aperto, così omogeneo, era un suono innaturale per il flauto, che non era il vero flauto era l'altro. Il suono del vero flauto era l'altro, quello del flauto del sistema tradizionale, più flebile, più dolce. E quindi ne facevano una questione estetica, ma tanti flautisti ne facevano anche una questione, come potrei dire, di sopravvivenza. Voi pensate a un flautista di 50 anni che fino all'età di 50 anni ha studiato il flauto vecchio sistema con le posizioni, che sono tutte diverse, sono diverse del flauto vecchio sistema, e arriva Böhm e gli dà un flauto diverso, con tutti i tasti diversi, e deve ricominciare da capo. Non è semplice. E c'è chi si è rifiutato. E cos'è che ha determinato la diffusione del flauto Böhm? Ancora una volta il Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi. Perché il Conservatorio Superiore di Parigi dettava legge in Francia. I conservatori di livello inferiore facevano quello che diceva il Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi. Quando il Conservatorio Superiore di Parigi adottarono il flauto sistema Böhm alla fine dell'Ottocento, quindi più di 40 anni dopo che uscì, diciamo quasi 50 anni dopo che è uscito, in tutta la Francia fu adottato il sistema Böhm. E questo dette il colpo di grazia. Nei primi del Novecento, i Berliner Philharmoniker fecero un sondaggio al loro interno per decidere se il flautista, se era meglio avere un flautista col flauto Böhm o col flauto sistema tradizionale, e decisero ai primi del Novecento che era meglio il flauto Böhm. Ciononostante, ancora nel primo dopoguerra, anche in Italia, specialmente in ambito bandistico, si sono trovati, si suonava ancora col flauto sistema tradizionale, qualcuno suonava ancora col flauto. E poi tastiera aperta o tastiera chiusa? Sì, allora i flauti francesi sono sempre stati a tastiera aperta in linea. Questo è una tastiera aperta fuori linea, vale a dire che il tasto del Sol è spostato. Io onestamente credo che i flauti in linea siano un controsenso ergonomico, nel senso che il dito anulare è più corto del dito medio, non c'è nessun motivo perché dobbiamo stare in linea. Sono più belli forse? Sì, i flauti in linea sono più belli. Si suonano meglio? No, secondo me no. Si suonano meglio i flauti fuori linea. Però questo non toglie che, specialmente in Italia, flauti a tastiera aperta non esistevano una volta. Ce n'erano pochissimi. Quasi tutti, anche flautisti importantissimi, suonavano flauti a tastiera chiusa. Severino Gazzelloni suonava flauto a tastiera chiusa. Io stesso, quando cominciai con un flauto a tastiera chiusa. Poi a un certo punto passai al flauto a tastiera aperta.
Dici, ma non si tappano i buchi. Se sei impostato bene, sì. Se sei impostato male, no, perché metti le mani male e non tappi i buchi. Però se te sei impostato bene, il dito va già lì dove dovrebbe andare. Io mi ricordo, ero già un po' grandicello quando passai a un flauto a tastiera aperta, in una settimana io non avevo già più nessun problema. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, io consiglio di suonare un flauto a tastiera aperta, ti consente tante più cose, ti consente tante più cose nella musica del Novecento e ti dà un contatto più fisico allo strumento. Non so come mai, ma è così. Si sente proprio vibrare il polpastrello nel foro. È una cosa bella che ti consiglio di fare, di passare. Se state suonando un flauto a tastiera chiusa, compratevi un flauto a tastiera aperta. Oppure, se avete un flauto a tastiera aperta con i gommini, stappateli, ne stappate uno a settimana. Il primo che stappate è quello del Fa, poi stappate quello del Mi, poi stappate quello del La o del Sol, forse l'ultimo da stappare credo sia quello del Re. Ne stappate una settimana e gradualmente, nel giro di qualche settimana, sapete suonare un flauto a tastiera aperta, che è molto meglio. Va bene. Allora, io credo di aver detto tutto, no, detto tanto però sì, spero che vi siano utili queste indicazioni che vi ho dato e vi ringrazio per averle ascoltate. Ciao!